Allora ragazzi, adesso andremo a determinare, no, la quantità di condensato, di cui abbiamo parlato in precedenza, presente in fusinetta. Bene? Condensato è rappresentato tutte quelle sostanze, pesci o idrocarburi pesanti che si accumulano nei polmoni. Bene? E hanno poi tutti i problemi di cui abbiamo parlato in precedenza. Come fare questo tipo di analisi? Questa è una classica analisi da biotecnologo ambientale, cioè analisi per quantificare una quantità di inquinanti o di sostanze generate in un processo. Il fumo di sigaretta è una struttura particellare, quindi dobbiamo trattenerla filtrandola. Quindi noi useremo un filtro che sostanzialmente rappresenterà quello che fa il nostro polmone, cioè fermare, no, questo condensato. Questo filtro lo andremo a posizionare su un portafiltro su cui metteremo la sigaretta e avremo il nostro fumatore artificiale, che è questo sistema che simulerà la respirazione dell'uomo. Siccome chiamiamo il nostro respiratore diciamo artificiale, mettiamo anche una trappola per catturare eventuali particelle di fumo che il filtro lascia passare, perché per motivi anche di tempistica diciamo non dobbiamo usare un filtro troppo stretto, perché altrimenti impiegheremo molto tempo per la prova. Quindi qualcosa dovrà passare, ma queste due trappole fermerà e tutelerà il nostro respiratore artificiale. In cosa consisterà? La prima fase sarà quella di pesare il filtro per avere quindi la taglia del filtro, poi verremo qui e faremo fumare la nostra sigaretta. Dopodiché abbiamo bisogno di essiccare il filtro, perché in tutte le combustioni si genera vaporacqueo. Quindi anche qui si genera il vaporacqueo, noi vogliamo conoscere il condensato, non il vaporacqueo, e quindi metteremo in stufa. A che temperatura di solito si essicca? Circa, siamo sui 105 gradi, no? Quindi metteremo in stufa a 105 gradi per almeno una mezz'ora, dopodiché andremo a pesare alla bilancia, e quindi per differenza avremo la nostra quantità di condensato, e poi vedremo se andarci a fare un calcolino su quello che può essere la quantità di condensato che un fumatore diciamo cattura nei suoi polmoni all'interno. Vabbè, quindi andiamo dal punto di vista adesso operativo, andiamo alla bilancia, consegno gli strumenti a voi, quindi andiamo alla bilancia a 5 decimali, quindi una bilancia estremamente precisa, perché arriva al centesimo di milligrammo. Allora, vediamo, abbiamo 5 cifre, diciamo la virgola, quindi grammi fino al centesimo di milligrammi. Bene? No. Bilancia stabile, quindi possiamo andare a fare la pesata. Dobbiamo aspettare il nostro semaforo verde, quando la bilancia ci darà il verde possiamo fare la lettura. Ok, in questa bilancia lo chiamiamo verde, grazie al verde qui è l'asterisco che ci dice che si può lavare. Quindi la lettura è 0,042 4-0. Stiamo notando? Bene, prendiamo il filtro. Per chi ci ascolta, una premessa: il filtro è stato già essiccato, quindi questo filtro è già stato passato in stufa. Andiamo, ritorniamo via, andiamo a fumarci la sigaretta. Allora, posizioniamo il filtro qui. Filtro. Allora, mettiamo la sigaretta, metteremo la sigaretta qui e accenderemo, adesso giusto per vedere quale sarà l'effetto. Allora, vedete, mi sta aspirando aria, si vede dalle bollicine,
punteremo qui la sigaretta. Ovviamente non togliamo il filtro della sigaretta, quindi quello che effettivamente andremo a catturare è quello che effettivamente andrebbe nei polmoni. Se togliamo la sigaretta, abbiamo le quantità di noi. Allora, posizioniamo qui. Allora, adesso dobbiamo andare a trovare l'accendino. Uno di voi può andare a accendere la cappa? La parte di dietro. Okay. Accendiamo la cappa perché ovviamente dobbiamo lavorare sempre in sicurezza. Riescono o meno. Ecco qua. Allora, questo è ciò che abbiamo raccolto nel filtro. Vedete, il filtro era bianco, ovviamente adesso ha questa colorazione perché? Perché ha tutto questo deposito, quello che si chiama condensato. Bene? Adesso cosa abbiamo detto? Andiamo a essiccare perché si forma anche umidità. Sì, il sì, porta. Eleonora ci porta un librino. E con questo andremo in stufa. Questa è una stufa per essiccare. E vedete che questo è 105, che è una protetta. Metteremo la nostra stufa per circa mezz'ora. Passata la mezz'ora, quindi togliamo il nostro micro. Uso scotta, quindi uso andiamo. Allora, quando abbiamo un corpo caldo non possiamo pesare direttamente, no? Quindi metteremo adesso 2 minuti in questo portafiltro, in questo essiccatore, per raffreddare il filtro. Sapete che il valore viene falsato se abbiamo un movimento di aria, i bilanci sono bilanci talmente sensibili che basta un movimento d'aria per farlo uscire. Allora, riprendiamo il filtro che nel frattempo si è raffreddato. Andiamo a fare la pesata. Silvia, la stessa operatrice di prima. Mettiamo il nostro asterisco, ci dà l'ok. Bene, lettura 0,05034. Bene, a posto. Adesso, mentre voi ripulite un attimino la bilancia, andiamo di là perché facciamo un calcolo, no, su quello che è la quantità di condensato raccolto. Già adesso prima erano circa 42 mg, adesso sono 50, sono 8 mg, ma 8 mg è una quantità estremamente piccola, no? Diciamo, potrebbe essere un granello di questa sostanza che abbiamo qui, quindi uno dice, ma quale preoccupazione, no? 8 mg. Sappiamo che un fumatore non fuma una sigaretta, ne fuma ben di più e la fuma in un periodo della sua vita, quindi andiamo a fare il calcolo di quello che è la quantità che il fumatore in un arco della sua vita, no? Condensa nei polmoni, anche perché, come dicevo, e si vede un po' anche
dalla consistenza, parliamo di sostanze, il condensato, pesciose, catramose, no? Ma questa caratteristica, quindi molecole, sostanze che non si vanno via facilmente ai nostri polmoni. È più facile espellere polvere attraverso la tosse, proprio tosse, il nostro organismo espelle polvere, ma è molto più difficile invece espellere sostanze di questo tipo condensato, che hanno una struttura, ripeto, pesciosa, fanno parte della famiglia dei pesci, quindi difficilmente eliminabili dal nostro organismo. Abbiamo detto che la tara, l'aratintro, quant'era? 0,4. Allora, 0,4,2. Luogo il filtro. Vale. 0,0534. Allora, questi sono grammi. Bene? Come il condensato viene espresso in milligrammi, mediamente una sigaretta siamo intorno agli 8 mg condensato. 8, 9, 10, dipende ovviamente dal tipo di sigarette. Valore che fino a poco tempo fa i produttori di sigarette, diciamo, inserivano nel pacchetto, al lato, scritto molto piccolo, però inserivano il condensato. Adesso ho verificato che non lo inseriscono più. Probabilmente non so per qual è il motivo dal punto di vista commerciale, ma è stato eliminato. Però sappiamo, che comunque se si va a cercare le caratteristiche, sappiamo che mediamente è questo, da 8 ai 10 milligrammi. Quindi usando i milligrammi ci conviene lavorare in milligrammi, quindi qua abbiamo 42,40 milligrammi e qua abbiamo 50,34 milligrammi. Quindi abbiamo raccolto. Quanto? Se facciamo la differenza siamo nel 7,94 milligrammi. Diciamo circa 8 milligrammi. Bene? Quindi siamo nei valori che normalmente protestano, diciamo, il condensato di una sigaretta media a livello di contenuto di condensato. Vediamo un po' nella giornata, vediamo un po' nell'anno, vediamo un po' nel periodo di un fumatore. Uso 8 come fumatore? Usiamo 8. Allora, quindi, diciamo, in un giorno, mediamente un fumatore, quanti milligrammi di condensato manda ai suoi polmoni? Quanti ne fuma di solito un fumatore? Qualcuno ha dei genitori che fuma? Niente. No, meglio così, veramente. Diciamo che effettivamente il fumo si è ridotto, però ancora... di moderati seguaci. Quindi vediamo, allora, diciamo che normalmente prima si diceva che il fumatore non fuma un pacchetto di sigarette, quindi mediamente 20 sigarette, va bene? Poi abbiamo alcuni accaniti che lo superano, alcuni un po' di meno, diciamo 20 sigarette, quindi abbiamo 8 mg per 20, quindi siamo a 160 mg. Questo è un giorno, andiamo un anno, e quindi i 160 milligrammi li moltiplichiamo per quanto? Quanti giorni fumerà l'anno un fumatore? Tutti. Normalmente il fumatore, diciamo, che ha, lo chiamiamo il vizio, no, di fumare, quindi ha questa necessità di assimilare delle molecole che fanno parte del condensato, tipo la nicotina, che hanno questo effetto di dipendenza, vanno a acquistare il pacchetto pieno prima si dice quello, no? Quello che diciamo in uso, quindi normalmente fuma 375 giorni, mettiamola così. Che valore abbiamo? 58.400. Allora, qui siamo a milligrammi, a questo punto passiamo all'unità di misura maggiore, no? Sappiamo che l'unità di misura che usiamo in modo no? Più tangibile, quindi siamo a 58.4 grammi. Quindi in un anno iniziamo a avere quasi 60 grammi di condensato, lo abbiamo ripartito con i nostri polmoni. I polmoni, come abbiamo visto, è come una spugna,
quindi nelle sue cavità, invece di avere spazio per l'aria, inizia ad accumulare le sostanze. Diciamo nella vita di un fumatore, quant'è questa quantità? No? Allora, qui ci rifacciamo un po' i discorsi fatti prima. Il periodo più brutto per i ragazzi, il periodo, diciamo, in cui ovviamente si iniziano certe esperienze, sono i 14-15 anni, no? 16 anni, e poi nel momento in cui si ha questa dipendenza trasporta, no? In avanti, diciamo, nella vita. Quindi immediatamente si saranno almeno 50 anni, no? di vita fumatore. Quindi se moltiplichiamo questi 58,4 grammi per 50 anni di vita fumatore, arriviamo a 2.920.000. No, 2.920 grammi. Ah, grazie. Va bene? Che anche qui esprimiamo in quantità misura più consona a noi, siamo 2,92 kg. Cioè il fumatore, la sua, no, vita fumatore, raccoglie circa quasi 3 grammi. Scusate, quasi 3 kg di condensato, non so come dire, di pece nera, eccetera, eccetera. E qui ci spieghiamo quelle foto, no, che vediamo, si dico così, dove abbiamo polmoni neri, no? Sì, e quant'altro, perché hanno queste quantità di sostanza spalmate in queste cavità. E quindi hanno sicuramente meno spazio per l'aria e tutti quegli effetti evidenti nel fumatore, no? Quindi crisi respiratoria, ma di così si aumenta magari dei movimenti, quindi necessità di avere più ossigenazione, invece ovviamente hanno meno spazio per, no, per avere aria, eccetera, eccetera. Okay, questo è il calcolo finale, quindi è questa nostra prova sperimentale finale. Abbiamo visto che la quantità di condensato una sicurezza rispecchia a quello che è il valore normale e abbiamo calcolato anche il valore che nel settore ambientale noi chiamiamo flusso di massa, cioè non bisogna guardare il valore istantaneo, ma ciò che avrò, no, a fine della vita del fumatore. Nel caso che quando andremo a studiare le matrici ambientali, ad esempio dei fiumi, l'atmosfera, sempre in un fiume, sì, mi interessa sapere la concentrazione di una sostanza inquinante, ma soprattutto è quanta sostanza inquinante arriva al mare. Perché dire 10 mg in un litro non significa nulla se questo fiume trasporta migliaia, milioni di litri. Quindi ci interessa quanti chili di inquinante arriva in fondo, no? Quindi sì, ci interessa gli 8 mg, ma per voi ci interessa questo. Bene, e con questo abbiamo terminato la prova sperimentale.